Buongiorno, sono Francesco Spera, portavoce del municipio 13 Aurelio. Oggi siamo qui per consegnare appunto questi documenti al fine di dare uno stimolo appunto alla prefettura per quanto riguarda le indagini su Mafia Capitale. Vi volevo fare, a mio modo di vedere, un esempio pratico, come dire, incentrato nella realtà che vivo, quindi del municipio 13esimo. Da noi, non so recentemente se si sono letti gli articoli di cronaca, abbiamo avuto degli arresti legati appunto a un'indagine per quanto riguarda delle mazzette che venivano a quanto pare fornite agli organi che dovevano fare i controlli per quanto riguarda determinati lavori appunto di edilizia. Io però nello specifico, a parte questa evidenza, volevo riportare il fatto che noi stiamo facendo tutta una serie di accessi agli atti per controllare le determine dirigenziali, quindi fondamentalmente le autorizzazioni a fare all'interno del municipio, e notiamo che c'è una grandissima quantità di appalti dati insomma urgenza. Qui quindi mi voglio ricollegare ai concetti di Roma Capitale, quindi queste dinamiche molto spesso sfuggono ai controlli standard, perché come sappiamo bene, quando c'è la somma urgenza salta quasi tutto, le assegnazioni vengono fatte quasi discrezionalmente a carico degli organi, come dire, del municipio, quindi i dirigenti e quant'altro. E ovviamente alla mia, come dire, presa di posizione dicendo che forse bisognerebbe controllare un po' di più questi organi, mi è stato risposto che sono le forze dell'ordine che devono fare i controlli, mentre, come dire, il politico non se ne deve occupare. Che dire, insomma, noi continuiamo, ma quando mi viene risposto così veramente so che sarà dura. Grazie.